Buongiorno, iniziamo con questa prima lezione sull'astronomia matematica antica. Da dove nasce questa idea dell'astronomia matematica e perché proprio questa espressione matematica? Beh, quando si fa riferimento a questi autori, in realtà si parla proprio di teorie matematiche volte a spiegare i fenomeni celesti. Quindi non necessariamente delle descrizioni fisiche del mondo, come aveva fatto Aristotele, trasformando il modello di Eudosso in un cosmo reale, come si vede in questa sfera armillare, questa piccola sfera armillare, ma appunto delle descrizioni attraverso la geometria, la matematica, che potessero prevedere i fenomeni. Era appunto la famosa risposta alla celebre domanda che riporta Simplicio nel commento al De Cielo di Aristotele, che Platone aveva posto ai suoi allievi. Vi ricorderete, abbiamo già visto tante volte questo quadro che rappresenterebbe appunto uno dei momenti dell'Accademia dove Platone affrontava questi problemi con i suoi allievi. E nella fattispecie, appunto, la domanda che Platone poneva era: quali sono i movimenti circolari uniformi e perfettamente regolari che conviene prendere come ipotesi per poter salvare le apparenze presenti nei pianeti? Le apparenze, attenzione, Platone ben sapeva, come gli altri antichi ben vedevano, che i moti non erano perfettamente circolari, ed è proprio per questo che poi verrà introdotta questa famosa espressione salvare i fenomeni, cioè salvare appunto le apparenze. Solo Aristotele, tra i grandi del passato, ebbe appunto l'ardire di costruire un modello fisico assoluto, e ovviamente poi sappiamo come è andato a finire, al di là degli spunti forniti a Dante per costruire la sua immagine del cosmo. In realtà il modello aristotelico fu appunto di ostacolo allo sviluppo della scienza, non solo nel mondo antico, ma anche nella modernità. A Platone e ai grandi matematici dell'antichità in realtà bastava avere un modello matematico, anche perché Platone, come sapete, per quanto riguarda il mondo fisico si accontentava di una teoria verosimile, non necessariamente vera, perché il vero riguardava esclusivamente il mondo delle idee e quindi della matematica in particolar modo. Quindi bastava una teoria matematica capace di fare delle previsioni precise a proposito dei pianeti. E in modo particolare gli astronomi avevano dovuto risolvere il problema delle irregolarità dei moti, cioè quelle così evidenti come il moto retrogrado dovuto alla non perfetta circolarità delle orbite e al fatto ovviamente che la Terra non è al centro del mondo. Qui vediamo questo effetto, appunto il moto retrogrado. Vedete che il pianeta, perché è retrogrado? Perché sembra addirittura a un certo punto non solo il pianeta rallenta, non solo si ferma, ma addirittura torna indietro e poi riprende la sua corsa. Per questo appunto ha, come dire, preso questo nome particolare. E va poi ricordato ovviamente che l'indicazione di Platone sull'utilizzo del cerchio, del moto circolare uniforme, era anche dato dal fatto che all'epoca dell'antichità il cerchio, la sfera, il moto circolare erano gli strumenti geometrici effettivamente compiutamente dominati dagli antichi. Non c'erano altre teorie. Anzi, vedremo proprio che a esporre una prima teoria sulle sezioni coniche, cioè ellissi, iperbole e parabole, è stato proprio Apollonio, di cui parleremo in questa lezione. Ma pur appunto approcciandosi a una teoria ben densa, Apollonio non riuscì a dominare compiutamente queste forme geometriche che saranno poi invece oggetto degli studi di Keplero, Cartesio e Newton nella modernità. Beh, vediamo chi era Apollonio di Perga. Pare sia vissuto, qui abbiamo notizie abbastanza approssimative, tra il 262 a.C. e il 190 a.C. e che come Archimede appunto si sia formato ad Alessandria e probabilmente lì abbia tenuto anche le sue lezioni. In un certo senso egli è l'alter ego, se così si può dire, di Euclide. Perché? Perché appunto se Euclide è famoso per la sua
geometria piana, quella che si può costruire soltanto attraverso la riga e il compasso, beh, Apollonio è invece proprio famoso per la sua opera sulle sezioni coniche, che, e poi ovviamente, come di cui parleremo qui, del suo contributo all'astronomia. Ma va ovviamente subito precisato che la sua opera, quella sulle coniche, in realtà si avvale anche dei contributi proprio degli scritti di Euclide. Il problema è che gli scritti di Euclide sulle coniche sono andati perduti. Ma io ho parlato di coniche, ho già anticipato prima cosa sono le sezioni coniche, perché si chiamano sezioni coniche, l'iperbole, l'ellissi e la parabola. Perché appunto si generano proprio sezionando un cono. E qui abbiamo uno studio precedente, è stato fatto da Euclide, da Archimede e dal platonico Menecmo, e qui vediamo appunto la costruzione secondo Menecmo, di questo allievo dell'Accademia di Platone, della parabola, dell'iperbola e dell'ellisse come appunto sezioni di coni. Vediamo, questa è la sezione, questa è l'altra sezione, questa è l'altra sezione del cono. Beh, su questa, diciamo, su questa strada, Apollonio fu il primo a fondare la teoria di tutte e tre le sezioni coniche che abbiamo messo in evidenza poc'anzi sulla sezione di un unico cono circolare retto o obliquo. E qui vediamo l'immagine dell'unico cono utilizzato da Apollonio per appunto ricavare le diverse sezioni coniche, quindi l'iperbole, la parabola e l'ellisse. E qui vediamo anche il cerchio, ovviamente il cerchio è sempre ricavabile, e qui vedete la loro rappresentazione in forma piana qui a fianco. Beh, Apollonio fu il primo, quindi fece un avanzamento notevole rispetto ai suoi predecessori, iniziò in effetti la matematizzazione di queste strane figure, e purtroppo fa specie, ma come dire, lui stesso, stando per così dire ai dettami di Platone, poi non ebbe il coraggio di applicare queste coniche allo studio degli astri, e alla fine anche lui preferì utilizzare il cerchio, la forma circolare, il moto circolare, perché malgrado tutto conosceva anche lui molto meglio quelli, e soprattutto con quelli la matematica si poteva fare, perché ovviamente si conoscevano le costanti, il pi greco, quant'altro, quindi era facile fare una descrizione, era facile anche cercare di calcolare, quindi prevedere i moti planetari. L'opera originale di Apollonio era composta da 8 libri, ci rimangono in originale i primi 4, in una versione araba, altri 3, e l'ottavo è stato ricostruito, pensate, niente proprio di meno, che dal grande astronomo Edmund Halley, quello della cometa di Halley, quella che periodicamente ogni un'ottantina d'anni circa, 76, passa appunto vicino alla Terra ed è visibile, io l'ho vista da bambino e auguro a altri di poterla vedere, Edmund Halley, che per l'appunto appunto è l'amico di, il grande amico di Isaac Newton, l'ispiratore dei principi matematica di Newton. Bene, questa opera di ricostruzione fatta da Halley fu possibile grazie ai lasciti del matematico alessandrino Pappo. Quindi, come vedete qui, fu una ricostruzione anche qui molto complessa dell'opera di Apollonio. Apollonio è considerato il vero padre, e qui si entra nel suo contributo all'astronomia, adottivo dei moti eccentrici. Cos'è un moto eccentrico? Beh, lo dice la parola stessa, eccentrico. Una persona eccentrica che è lontana dal centro, lontana dalla centralità di quello che... E in effetti il moto eccentrico è questo, cioè si ipotizza che il pianeta giri intorno a un'orbita circolare il cui centro però non corrisponde con la Terra. La Terra è appunto eccentrica, è spostata in un altro punto rispetto al diametro di questa circonferenza. Questo è in buona sostanza il moto eccentrico. E come capirete facilmente è quanto di più simile a un moto ellittico, perché se io pongo la Terra un po' più in là, ho l'impressione in effetti che il pianeta sia più lontano, sia più vicino, vada più lontano, si muova più veloce, si muova più lento, a seconda appunto dell'eccentricità dell'orbita. Quindi uno stratagemma matematico abbastanza valido.
abbastanza valido. Ovviamente questo non è sufficiente. Apollonio iniziò a fare anche un primo ragionamento sugli epicicli. Questi erano tutti strumenti geometrici già noti all'epoca di Aristarco, ma non adottò gli epicicli, di cui parleremo nella prossima lezione, quella dedicata a Ipparco. Non adottò gli epicicli come strumento di spiegazione della irregolarità e soprattutto del moto retrogrado che abbiamo visto prima, ma utilizzò l'eccentrico mobile. Qui abbiamo un'immagine presa dalla monumentale opera dell'astronomo italiano Schiaparelli, che ci mostra appunto che cos'è un eccentrico mobile. Però, come vedete, l'eccentrico mobile è una specie di ciambellone che gira, insomma, l'armonia cercata da Platone dal mondo antico, insomma, veniva un po' sporcata da questi eccentrici mobili, che tuttavia però riuscivano a dare una buona previsione dei fenomeni che si voleva spiegare. Quindi questa teoria consisteva nel porre il centro dell'eccentrico non in un luogo qualunque, più o meno vicino alla Terra, ma sulla linea retta che va dalla Terra al Sole, che, come si è già detto, si è già anticipato, fa sì che il centro dell'eccentrico disegni a sua volta una piccola orbita attorno alla Terra. Ecco il concetto dell'eccentrico mobile, cioè questo che si muove intorno, appunto, e quindi produce un'ulteriore mobilità all'interno della nostra posizione. Ovviamente ciò permetteva di intracciare l'orbita del Sole, che invece si muoveva in un cerchio concentrico assieme alla Luna. Differentemente, i pianeti esterni si muovevano sempre con moti eccentrici, avevano il loro centro posizionato in un punto della retta Sole-Terra, tra la Terra e la Sole, e in effetti questo fa sì che vengano poi entrambi inglobati nelle loro orbite, tale che la loro orbita fosse sempre esterna sia alla Terra sia all'orbita del Sole e della Luna. Tale teoria, ovviamente, rispetto a quella delle sfere omocentriche di Dosso, era in grado di spiegare molto più le irregolarità dei pianeti e quindi di fare previsioni che erano assolutamente più precise. E per diversi anni, vedremo fino a Ipparco, verrà considerata una delle spiegazioni matematiche migliori per salvare appunto i fenomeni, sempre per usare questa espressione cara all'interpretazione del passo di Platone che prima abbiamo letto. Grazie.